nei locali è allarme, i baristi chiedono al comune finanziamenti per gli impianti d'allarme. I residenti di Camin accusano il comune di trascurare l'erba nei parchi, visti anche i topi. Crescono le firme contro la ZTL allungata per i residenti, il comune limita la libertà personale. Nostro viaggio nei quartieri a Forcellini, i cittadini chiedono più sicurezza a scuole, materne stop agli allagamenti. Questo è TG Padova, un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati con la nostra informazione. Continuano gli episodi di furti e spaccate ai danni di locali e ristoranti di Padova. I baristi chiedono al comune fondi per acquistare sistemi di allarme. Sentiamo. Sono ormai almeno una decina i bar e ristoranti presi di mira dai ladri con spaccate notturne che causano migliaia di euro tra danni e refurtiva. I soldi trovati nelle casse, ma ultimamente anche bottiglie di vino e di liquori pregiati e quindi molto costosi. Non solo il centro storico, abbiamo visto locali anche nella prima periferia, spaccate che tante volte trovano solo come riscontro economico il fondo cassa, quindi poche decine di euro, però creano danni ingenti perché spaccano le porte, le vetrate, eccetera, e quindi centinaia se non migliaia di euro di danni. La sensazione di impotenza è forte, avere le telecamere a circuito chiuso infatti non basta più. Anche chi ha le telecamere non può fare altro che visionare a posteriori, diciamo, quelli che sono le persone che hanno fatto l'effrazione. Parte così la richiesta degli esercenti al comune perché aumenti i controlli e la sicurezza e perché metta a disposizione dei fondi per gli imprenditori che vogliono migliorare i sistemi d'allarme. Servirebbe una maggiore prevenzione, quindi più presenza di forze dell'ordine per scoraggiare questi malviventi. Abbiamo già parlato con il comune per chiedere dei contributi per quegli esercenti che vogliono installare sistemi di sicurezza attiva, come ad esempio, oltre ormai diffuse telecamere, anche sistemi schiumogeni, sistemi fumogeni, che hanno, diciamo, la possibilità di allontanare immediatamente i malviventi non appena fanno la spaccata. E la risposta del comune è già arrivata, ora si tratta di passare ai fatti. Il Comune ci ha detto che è disponibile a valutare la nostra richiesta, infatti presenteremo non solo come APE ma in collaborazione anche con le altre associazioni, ASCOM e Confesercenti, un programma per ottenere appunto questi contributi. E continuano le segnalazioni dei padovani che indicano zone non curate in cui regna l'erba alta. Oggi siamo stati a Camin, vediamo insieme. Il sindaco ha detto che per il 20 di settembre Padova sarà tirata a luce. Allora non è lucida, per il 20 settembre lo denuncio, perché io le tasse le pago, in 5 persone che abitano qui le pagano le tasse. A Camin, in via Asturie, l'erba alta fa arrabbiare. Il sindaco si è scusato per i disagi promettendo una rapida soluzione, ma i residenti sono esasperati. No, è da giugno che non tagliano più l'erba nel vialetto qua. E prima ogni quanto venivano? Almeno 4 volte all'anno. Quindi adesso come si sta? Cioè, nel senso, scusi? Toppi e zanzare che ti mangiano e bisce. L'erba dei giardinetti che collegano via Asturie con via Borgogna è molto alta, in certi punti si sfiora il 1,5 metri. I residenti sperano che qualcuno intervenga presto. Io qui non ho mai visto nessuno, quindi non... cioè, speriamo vivamente che facciano sta cosa, che taglino, che sistemino. Qua non, purtroppo non viene nessuno, più che altro noi ci siamo trasferiti da poco, però io ho sempre abitato qua a Camin e qua da quando sono nata e l'erba non è mai stata tagliata al comune, quindi spero qualcuno venga onestamente perché è pieno di animali. I fortunali di luglio hanno colpito anche qui, anche se gli alberi non sono ancora stati sistemati. Questo grosso ramo non è nemmeno stato staccato dal tronco. È caduto un albero di là, sì. Mi sembra, e dopo su questo passaggio che andate per di qua, arrivate in fondo e vedete proprio in fondo della strada che hanno qualcuno, si è andato giù due alberi mi sembra. Ed eccoli qui nel parcheggio di via Borgogna. Sicuramente sono state tempeste eccezionali, ma più di un mese e mezzo per raccogliere questa legna è troppo per i cittadini di questo quartiere. Noi continueremo a segnalare le aree trascurate per dar voce ai padovani. E ancora proteste di residenti e commercianti, questa volta contro la ZTL allungata. Stiamo riscontrando veramente una grande adesione da parte dei residenti di tutto il centro storico,
perché è una grande limitazione della libertà personale. Non accenna a placarsi la protesta dei residenti del centro storico di Padova contro il sindaco Giordani e il vice sindaco Lorenzoni per l'allungamento dell'orario della ZTL fino alle 23:30. Anzi, ora si apre una nuova pagina con le accuse di limitazione della libertà personale. Molti si facevano venire a prendere o invitavano gli amici a casa, dicono i residenti. Iniziative bloccate dalle telecamere dei varchi accese. Anche i giovani sembrano essere penalizzati dall'iniziativa. Tanti giovani si organizzavano con i genitori che li andavano a prendere per portarli al cinema o una pizza. Tutto questo non si può più fare, per cui bisogna che l'amministrazione ci ripensi un attimo, perché sta veramente pesando sulla qualità della vita. Residenti e commercianti sono convinti che definirla sperimentazione e poi rimandare a fine dicembre il bilancio delle nuove regole sia eccessivo. Per questo le firme saranno consegnate molto prima. Noi ci siamo dati una data verso metà di settembre, vediamo un po'. Ne abbiamo già parecchie, per cui penso che chiederemo un incontro. Sottoscrizioni che continuano a essere raccolte molto velocemente e destinate presto a superare abbondantemente le 1000 firme, affermano gli organizzatori. E prosegue anche il nostro viaggio nei quartieri a Forcellini. I residenti chiedono più sicurezza, scuole materne e lo stop ai frequenti allagamenti. Quartiere Forcellini, zona ad est della città, a pochi passi dagli ospedali. Continua il nostro viaggio nei rioni di Padova per capire quali sono le esigenze dei cittadini. In molti dicono che qui si vive bene, anche se il tema della sicurezza si fa sentire. Secondo me qua va molto bene, solo che a sera che c'è della gente che non mi piace. E nella nostra zona siamo stati pizzicati più volte, parecchie volte, e quindi i ladri hanno fatto visita alle abitazioni. Visita a parenti, non tocco ferro, perché magari dico, da me non sono mai venuti, magari stanotte verranno. Qualcuno vorrebbe più negozi. Forse manca qualche negozio, un po' di negozi, anche un mercatino, visto che a suo tempo è stata adibita la piazzetta qui per ospitare un mercatino che poi non ha più avuto seguito. Tra le strutture che mancano anche la scuola materna per i più piccoli. No, non ci sono. Hanno chiuso la scuola materna, l'unica che c'era, quindi pochi bambini. Il quartiere ha avuto negli anni molti problemi di allagamenti. Ora sono iniziati i lavori che dovrebbero metterlo in sicurezza. Noi, come sempre, vigileremo. Un po' di allagamento ogni tanto, sì, ma stanno provvedendo, mi auguro. Ho visto che hanno cominciato a fare i lavori, quindi speriamo che la cosa si risolva. In passato però si andava spesso su. Sì. Io poi sto dalla parte del San Camillo, insomma giù di là, e siamo andati tante volte sott'acqua. Siamo alla cronaca. Dopo un'estate di pazzie, un 23enne romeno è stato accompagnato dalla polizia al CIE di Torino per essere espulso. Appena 23 anni, ma già ha compiuto una lunga serie di reati. Un'estate movimentata per un cittadino romeno, protagonista di pestaggi, vandalismo e resistenza a pubblico ufficiale. Una serie di reati che gli sono costati lo scorso 21 luglio un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, provvedimento che è stato prontamente disatteso. Gli agenti delle volanti si sono quindi messi sulle sue tracce per settimane, fino a individuarlo lunedì scorso davanti alla Basilica del Santo. Visti i poliziotti, l'uomo ha dato in escandescenza, aggredendoli violentemente con calci, morsi e pugni e rendendo necessario l'intervento di altre due pattuglie. Una volta bloccato è stato denunciato e quindi accompagnato al CIE di Torino in attesa dell'espulsione. Da Padova è tutto, grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona serata e arrivederci.